Bella ragazzi, oggi vi faccio vedere brevemente come si cazza una barca, cioè come si avvicina una barca al molo se dovete appunto trasbordare o sbarcare dei pesi, insomma belli grossi e la passerella è un po' distante, per non rischiare insomma bisogna avvicinarci, ma siccome sentite è molto in tensione la barca, ci sono due cime, la principale che è abbittata. E ci sta una di rispetto, di servizio, che useremo questa con il winch per cazzarla. Questo vedete winch che ha il bottone a pedale qui sotto. Lo attiviamo. Ovviamente adesso non fa presa perché c'è un solo giro. Se noi cominciamo a aumentare i giri, le volte farà più prese. Adesso vi farò vedere come andremo a cazzare. Quindi facciamo due giri. È anche un po' difficile con una mano, solo per me. Si mette in tensione qui. Si mette in tensione qui in modo che da far presa. Si passa dentro la bocca di grancio per evitare che si righi. E ora vediamo un po'. Quando ora che c'entra un'altra volta. Ok, direi che così va bene. Il problema è che ho dovuto farlo a tratti perché voi tirate e poi la barca gli viene dietro dopo mezzo secondo. C'è un tempo d'abbrivio, si chiama. E quindi niente. Questo, ragazzi, era come si cazzava una barca con un winch elettrico. Diciamo che questo sistema si usa dai 12-15 metri in poi. E ora la cima è in tensione. Bella.